Una grande stagione, quella del Mazara Calcio quest'anno, accanto a me il direttore generale. Oggi la presentazione di un nuovo giocatore per la squadra, come mai questa scelta? Un nuovo giocatore che è un vecchio amico, Walter fra l'altro rientra in quel novero di giocatori che io le varie volte che poi a campionato in stato sono rientrato a dare una mano al Mazara, ho sempre preso lui e qualche altro, insomma rientra nel novero dei fedelissimi. Direi che è quasi un mazzarese, quindi è perfettamente in linea con quelli che sono stati i programmi iniziali dove parlavamo di una squadra di mazzaresi. Già sono tanti, con Walter aggiungiamo, non diciamo un mazzarese puro sangue, ma un mazzarese di adozione. È una scelta che avremmo voluto fare anche ad inizio di campionato, purtroppo non è stato possibile. La facciamo con assoluta convinzione adesso, sapendo di mettere dentro un altro giocatore che va quasi a completare l'organico, ci saranno altri arrivi in settimana, anche in base alle richieste del mister, e del quale apprezziamo sia le qualità tecniche che principalmente quelle umane, che per noi oggi rivestono un'importanza quantomeno paritaria. Con noi anche Walter Esposito, allora come ti aspetti che sarà questa annata, quindi di nuovo nel Mazara? Vabbè, spero una delle migliori, visto pure la classifica, sto venendo a dare pure una mano, che mi ha chiamato il mister e sono subito corso qui a Mazara. Cosa ti aspetti appunto all'interno appunto della squadra e dal mister? La squadra a maggior parte li conosco tutti perché sono stati dei miei compagni e quindi conosco i vari giocatori, sono, oltre ad essere bravi giocatori sono bravi ragazzi. Lei durante la conferenza stampa ha detto nonostante le difficoltà i giocatori sono con noi, mancano però i tifosi, quindi facciamo un appello alla tifoseria a essere presente durante le partite. Ma vede, noi alla tifoseria possiamo e dobbiamo dare la giustificazione che purtroppo qua non si sta capendo più niente. Giochiamo una volta a Castelvetrano, una volta a Marsala, fra due domeniche per esempio non sappiamo dove dovremmo giocare perché per gli scherzi del calendario sia il Marsala che la Folgore che il Salemi giocano di domenica in casa, quindi siamo in assoluta difficoltà. Quindi diamo questa giustificazione ai tifosi, speriamo che rientri a Mazara, vengano a sostenere la squadra come merita, ma principalmente perché lo spirito che c'è e che regna all'interno dello spogliatoio quest'anno è qualcosa di bello, qualcosa che ci sta facendo riacquistare a tutti la voglia di fare calcio. Sono dei ragazzi stupendi, sono tutti amici e viviamo assieme la partita dal lunedì alla domenica.